Abbiamo già cominciato a vedere quello che accade in Francia durante la Rivoluzione francese, anzi abbiamo visto già i primi anni di questo grande fenomeno ed evento storico. Oggi andiamo avanti, cerchiamo di chiudere almeno la prima grande fase di questa rivoluzione perché parleremo della dittatura giacobina, del terrore cosiddetto di Robespierre e della caduta di Robespierre, fino ad arrivare più o meno al 1797, all'anno in cui cioè inizia un po' alla volta ad emergere una nuova figura che è quella di Napoleone Bonaparte, a cui dedicheremo altri video dopo di questo. Insomma, oggi ci rimane una bella fetta importante comunque, sia di eventi, sia di cambiamenti di mentalità, di stile di vita che contrassegnarono la Rivoluzione francese. Andiamo a cominciare. Come sempre, Batman non c'è perché l'ho tolto. Aspettate che lo rimetto al suo posto. Eccolo qua, Batman c'è, se no non è più una lezione seria. Io sono Ermanno Ferretti, sono un insegnante di storia e filosofia che, se siete qui per la prima volta, usa questo canale per pubblicare delle video spiegazioni del programma di storia e di filosofia che in genere si fa nel triennio delle superiori, filosofia nei licei, storia anche negli altri ordini di scuola. Quindi uso questo canale un po' per i miei studenti, anzi soprattutto per i miei studenti, ma poi anche per qualunque curioso, interessato, studioso che voglia un po' ripassare questi argomenti o scoprirli per la prima volta. Vi dico già subito che in descrizione troverete un sommario della lezione di oggi, ma poi anche dei collegamenti ad altri video in cui ho già iniziato magari a parlare della Rivoluzione francese perché è una faccenda piuttosto lunga e complicata ed è giusto anche dividerla, spezzettarla, diciamo, in più video. Questo è già il terzo della serie sulla Rivoluzione francese, ma dicevo in descrizione trovate la playlist per poterli vedere tutti di seguito se volete, ovviamente. Allora, dicevo, Rivoluzione francese, in particolare oggi partiamo dal 1793 e andremo più o meno fino al 1797. L'altra volta, nell'ultimo video che ho fatto sulla Rivoluzione francese, abbiamo chiuso, diciamo, la spiegazione introducendo appunto il Comitato di Salute Pubblica, cioè questo nuovo organismo che viene creato dai giacobini una volta che prendono il potere. A guidare questi giacobini c'è Robespierre, esponente che già avevamo segnalato all'inizio della rivoluzione, ma che nel corso di questi primi anni rivoluzionari dall'89 al 93 si è fatto via via sempre più largo, ha acquisito popolarità e adesso è pronto a guidare la rivoluzione. L'obiettivo di questo Comitato di Salute Pubblica è prendere in mano la situazione dopo la caduta della monarchia, perché ricorderete che il re è stato prima arrestato, poi processato e infine ghigliottinato, e soprattutto l'obiettivo sarebbe anche quello di stabilizzare la rivoluzione, perché nel corso dei mesi precedenti, tra il 91, 92 e 93, è scoppiata la guerra in Europa, la Francia è coinvolta quindi in guerre anche difficili. All'interno della Francia sono scoppiate rivolte, ad esempio la rivolta della Vandea, e soprattutto c'è caos, c'è disordine. Ora Robespierre vuole prendere in mano il potere e stabilizzare la situazione. Il suo potere è un potere che, bisogna dire, si basa sulla forza del club dei Giacobini. Sicuramente il club dei Giacobini si è fatto largo un po' alla volta e ha acquisito consensi nel corso degli anni, ma soprattutto si basa anche sull'appoggio dei sansculotti. Se ricordate, i sansculotti sono, potremmo dire, il popolino di Parigi in un certo senso, cioè i piccoli commercianti, i piccoli artigiani, i salariati, gli operai della città di Parigi. Vengono chiamati sansculotti perché vestono, usando i pantaloni lunghi senza usare le culotte, che erano appunto i pantaloni al ginocchio. Questo ve l'ho già spiegato, ma ve lo ricordo se non avete visto le puntate precedenti. Ora, questi sansculotti, che fino a quel momento non avevano avuto grande rappresentanza nei vari parlamenti che si erano venuti creando, però fanno pressione perché scendono costantemente in piazza, scendono costantemente in strada, a Parigi protestano e si fanno molto sentire. Ecco, Robespierre effettivamente governa grazie al loro appoggio. Questi sansculotti vogliono Robespierre perché ritengono che sia uno che darà loro ragione, che farà varerà riforme favorevoli al popolo, e quindi Robespierre sale al potere con un comitato di salute pubblica che è una sorta di governo, ma quasi dittatoriale, però appoggiato dalla,
sicuramente la maggior parte, direi, della popolazione di Parigi. Poi il resto della Francia, come abbiamo visto con la rivolta della Vandea, viaggia un po' su un binario diverso, perché Parigi ha una storia, ha una sua tendenza politica, le campagne francesi ne hanno tutt'altre, questo lo vedremo tornare spesso nella storia di Francia, il divario tra Parigi città e la campagna francese. Però sicuramente a Parigi i giacobini godono di una certa fama, di una certa forza e quindi salgono al potere. C'è da dire che Robespierre non si accontenta tanto di governare, non vuole solo governare, vuole fare qualcosa di più. Ha, diciamo, in mente un programma politico decisamente estremo, soprattutto per l'epoca, mai visto prima, che rappresenterà però una novità che ritroveremo ancora, perché lo stile di Robespierre verrà ripreso anche nei secoli successivi, a volte con esiti anche piuttosto tragici. E c'è da dire che anche il governo di Robespierre non fu certo un governo leggero, tant'è vero che viene ricordato come il terrore giacobino. Perché questo? Allora, intanto bisogna dire, vi ho detto che Robespierre gode di un certo appoggio, sicuramente non è uno che ha preso il potere con un colpo di Stato, così rubandolo, diciamo, alle assemblee popolari. Ha preso il potere sfruttando, direi, le assemblee popolari, basandosi sulle assemblee popolari e con l'appoggio, dicevo, delle masse. Devo dire che in questo primo momento, in questo momento del 92-93 e poi 94, è forse la prima fase della storia, direi europea, in cui davvero le masse diventano protagoniste, cioè per la prima volta il governo di un paese viene deciso, quantomeno spinto, sospinto da delle masse di popolani, di gente del popolo che non solo protesta, perché proteste c'erano state anche prima, ma riesce anche a imporsi. Difatti la dittatura di Robespierre viene definita a volte da alcuni storici come una democrazia totalitaria, un'espressione di cui si può anche discutere, non è che dobbiamo accettarla per partito preso, perché non è che tutti gli storici siano d'accordo con questa definizione, però ritengo che sia anche una definizione interessante. Cosa vuol dire democrazia totalitaria? Da un lato, sicuramente Robespierre, ripeto, non è lì per caso, non è lì perché ha fatto un colpo gobbo, un colpo di Stato e ha rubato il potere, è lì perché ha un forte appoggio popolare. È lì perché almeno una parte del popolo, quello parigino soprattutto, lo sospinge, lo sostiene, lo vuole in quel ruolo. Quindi sicuramente si può parlare anche di democrazia, poi chiaramente si può discutere fino a quanto era una democrazia, considerato che comunque questo potere non era stato dato a Robespierre, almeno questo grande potere non era stato dato a Robespierre tramite un suffragio universale, sicuramente non, Robespierre governa senza rendere conto a un certo punto alle assemblee elette, insomma, se ne può discutere, però sicuramente c'è una base democratica, cioè c'è un appoggio dal basso che consente a Robespierre di fare alcune delle cose che fa. Quindi sicuramente si può parlare di democrazia, poi con alcune, diciamo così, alcune cautele, però si può parlare, secondo me, di democrazia. Si può parlare anche di totalitarismo, questo è un tema che affronteremo molto, non tanto nella storia dell'età moderna, del 700, dell'800, ma troveremo pressante nella storia contemporanea, nella storia del 900, quando avremo i grandi totalitarismi, i famigerati totalitarismi del 900, ad esempio il nazismo, ad esempio lo stalinismo, ad esempio in parte il fascismo, poi sul fascismo si può discutere di quanto fosse un totalitarismo. Cosa vuol dire totalitarismo? Lo troveremo là, ma anticipo alcuni concetti per analizzarli adesso in chiave rivoluzione francese. Totalitarismo è un governo che non si accontenta solo di governare un popolo, di governarlo anche con la forza e col pugno duro, no? Quello è tipico delle dittature, ma una dittatura totalitaria è qualcosa di più di una semplice dittatura, perché nel totalitarismo c'è l'intenzione da parte di chi regge il governo non solo di farsi obbedire, ma anche di cambiare la mentalità del popolo, cioè di entrare nella vita del popolo completamente, in maniera appunto totale e totalitaria. Un dittatore normale, vecchio stile, diciamo, potrebbe governare disinteressandosi poi di cosa il popolo pensi, di cosa il popolo faccia nell'intimo delle sue case, di come il popolo agisca nei rapporti personali, nei rapporti con la Chiesa, eccetera. Una dittatura vuole solo che chi è al potere rimanga al potere e chi è sottomesso a questo potere obbedisca al potere. Ma appunto, prendiamo il caso di, che so, un contadino sotto un dittatore,
contadino può benissimo obbedire alle leggi del dittatore, non fare niente per togliere il potere al dittatore, ma poi nel suo intimo, a casa sua, nella sua parrocchia o nei suoi rapporti personali, può benissimo continuare a fare la vita che faceva prima. Che ci sia la dittatura o che non ci sia la dittatura, per lui nei rapporti personali cambia molto poco. Nel caso invece di una dittatura totalitaria, questa dittatura totalitaria penetra anche nella vita privata dei cittadini, direi. Ad esempio, pensate che so, anche allo stesso fascismo che provò a essere totalitario a un certo punto. Ad esempio, il fascismo cosa chiedeva? Chiedeva che il sabato pomeriggio i bambini, i ragazzi dessero il loro tempo per il cosiddetto sabato fascista, cioè andassero in certi luoghi deputati a farlo in divisa e passassero il tempo seguendo certi riti fascisti. Oppure, ad esempio, il fascismo tenta di penetrare nella scuola e quindi in tutti i libri di testo c'è un'impronta fascista, c'è un testo unico, ad esempio, alle elementari, di stampo fascista, dove le storie, le letture, tutti i racconti sono virati a formare il perfetto fascista, il nuovo fascista. Quindi, che so, c'è la lettura sulle imprese del Duce, capite? Cose di questo genere. Allo stesso modo, nella vita privata dei cittadini, ad esempio nelle associazioni di cittadini, bisogna che ci sia, magari nelle aule in cui ci si ritrova, le immagini del Duce, i simboli fascisti, cioè si tenta di penetrare nella vita privata anche dei cittadini. Questo vale per il fascismo, per il nazismo, per lo stalinismo, vale in parte già per la rivoluzione francese in questa fase durante la dittatura giacobina, perché appunto Robespierre non si accontenta di farci obbedire, ma vuole plasmare un nuovo tipo di francese, un nuovo tipo di cittadino che sia totalmente partecipe delle, diciamo così, delle cose che si sono ottenute con la rivoluzione francese e di quelle che ancora bisogna ottenere. Questo cambiare la mentalità è un obiettivo chiaramente totalitario, chiaramente anche difficile, perché non è facile penetrare nella mente dei cittadini, non è facile plasmare la mente dei cittadini. Serve quella che verrà definita all'epoca una pedagogia politica, cioè serve una sorta di educazione alla politica, che sarà un'educazione filo giacobina, filo rivoluzionaria ovviamente, che, ripeto, fa in un certo senso anche violenza nei confronti del modo di ragionare, del modo di essere, del modo di vivere della cittadinanza. D'altronde bisogna capire anche la mentalità di Robespierre e dei suoi uomini in questo momento. Loro sono, direi, proprio imbevuti di filosofia di Rousseau soprattutto, e Robespierre è convinto di governare seguendo la volontà generale. Ora, io non ho ancora fatto un video su Rousseau, lo posterò prossimamente e magari, se mi ricorderò, lo linkerò anche in descrizione, quindi se state guardando questo video a distanza rispetto a quando l'ho registrato, controllate comunque la descrizione. Però, per dirvela in breve, cosa intende Rousseau con la volontà generale? Rousseau è convinto che il governo debba essere riformato, che debba andare al potere un organismo che può essere appunto anche un governo di delegati, dice lui, che però deve sempre seguire la volontà generale, perché uno Stato funzioni bene, bisogna che chi detiene il potere segua non la volontà particolare di un gruppo, di una maggioranza, di alcune persone, ma la volontà di tutti, cioè quella che lui chiama appunto la volontà generale. Perché dice questo Rousseau, scusate? Perché Rousseau è convinto che le differenze di volontà che ci sono nella politica tra un partito e l'altro, tra un gruppo e l'altro, siano sempre differenze dovute alle motivazioni personali che guidano i singoli gruppi, agli interessi personali che guidano i singoli gruppi. Cioè ogni persona segue il suo interesse, segue il suo vantaggio e si disinteressa di solito dei vantaggi degli altri, perché la proprietà privata lo rende avido, perché non riesce a ragionare limpidamente. Ma, dice Rousseau, se tutte le persone non badassero più ai loro interessi personali, privati, egoistici, e badassero all'interesse di tutti, al bene di tutti, allora trionferebbe la volontà generale, che non sarebbe, ripeto, più la volontà mia o tua o di un altro, ma sarebbe la volontà di tutti. Perché se io mi spogliassi del mio egoismo, tu ti spogliassi del tuo egoismo, lui si spogliasse del suo egoismo, potremmo ragionare insieme e trovare una soluzione condivisa, perché capiremmo cosa è bene per tutti.
Ok? Allora Robespierre, davvero imbevuto di questa mentalità, pensa davvero di governare per il bene di tutti. Pensa di essere l'uomo che è stato chiamato a dare voce alla volontà generale. Lui non ritiene di governare per il suo interesse o per l'interesse dei suoi uomini o anche solo dei sansculotti. Ritiene di governare per il bene del popolo, per il bene di tutti. E su questo c'è da dire, ne è convinto Robespierre, probabilmente non è uno che è arrivato al potere e vuole servirsene per i suoi comodi. È arrivato al potere ed è animato da una sorta di sacro fuoco. Sapete, quelli che sono convinti di fare la cosa giusta e sono convinti che tutti quelli che li critichino in realtà siano invece animati da interessi privati. Ecco, Robespierre diventerà completamente refrattario alle critiche, non accetterà nessuna critica, anzi riterrà che tutti quelli che lo attaccheranno e che attaccheranno il suo governo saranno in realtà persone interessate a difendere i loro interessi. Quindi tutti quelli che si scaglieranno contro il Comitato di Salute Pubblica non saranno tanto persone con un'idea diversa, ma saranno persone che stanno lottando contro la rivoluzione, che non vogliono il bene del popolo, che vogliono solo il loro bene specifico e particolare. Quindi diventeranno nemici della rivoluzione. Perché se io penso di aver ragione, di portare avanti la voce più giusta del popolo, chiunque critichi la mia voce non diventa nemico mio, ma diventa nemico del popolo. Comprendete? È una visione appunto totalitaria, animata anche da spirito sincero. Non voglio mettere in dubbio che Robespierre pensasse di agire per il meglio, ma che ovviamente fa di tutti gli oppositori dei nemici, non miei, ma di tutta la rivoluzione, di tutto il popolo. Quindi questo può avere degli esiti nefasti, e in effetti col terrore li avrà, perché Robespierre, sentendosi anche abbastanza aggredito, abbastanza diciamo attaccato da più parti, userà il pugno duro, manderà a morte o agli arresti migliaia e migliaia e migliaia di francesi. Addirittura si stima che quasi mezzo milione di francesi finirà sotto processo durante il suo governo, che sarà anche breve, durerà meno di un anno. Però mezzo milione di francesi verranno accusati da Robespierre o dagli uomini fedeli a Robespierre di cospirare contro la rivoluzione. A volte magari era anche vero, a volte alcuni certamente cospiravano contro la rivoluzione, a volte si trattava anche di rivoluzionari che semplicemente dissentivano da Robespierre sulla piega che stava dando questo uomo politico alla rivoluzione, esprimevano un'opinione avversa, non si ritrovavano in queste decisioni e però pagavano lo scotto di essersi schierati contro Robespierre. Capite quindi che è un regime appunto democratico ma anche totalitario, perché non si può pensarlo in maniera diversa da Robespierre, non si può esprimere un'opinione diversa da Robespierre, non si può neppure essere sospettati di esprimere un'opinione diversa, perché a un certo punto la cosa diventa ancora più drammatica e finiranno gli arresti o sotto processo anche persone semplicemente sospettate di tramare contro il Comitato di Salute Pubblica, contro Robespierre, anche se di fatto non avevano ancora fatto nulla. C'è da dire che questa ondata di forza rivoluzionaria si scaglia contro le persone, ma si scaglia, dicevo prima, anche contro la mentalità. Ad esempio, c'è un'opera di profonda laicizzazione della società francese. Perché? Perché bisogna indebolire in qualche modo la Chiesa cattolica, che rappresenta ancora un potere, per certi versi ostile alla rivoluzione. Vi ricordate che avevo detto che il mondo cattolico si dividerà sulla questione se appoggiare o meno la rivoluzione francese. Ci saranno dei preti che si schiereranno a favore e saranno i preti costituzionali, ma una buona parte, forse la maggioranza dei preti, che invece rifiuteranno la rivoluzione e si parlerà di preti refrattari. Ecco, per indebolire la Chiesa cattolica, Robespierre varerà varie misure. Ad esempio, cose già iniziate prima del lamento di Robespierre, ma che Robespierre accelera. Ad esempio, si laicizzerà il calendario, cioè si cancelleranno, ad esempio, le feste legate alla religione, tipo i santi patroni o certe feste religiose che si celebravano. Si tenterà di cancellarle per sostituire, ad esempio, i santi cristiani con dei santi laici. Al posto dei santi cristiani, di San Tommaso, di San Francesco, di San qua, San là, si sceglieranno dei santi laici, cioè non religiosi, ma che hanno fatto qualcosa di importante per la Francia o per la cultura. Ad esempio, gli scienziati diventeranno dei santi, tra virgolette, o ad esempio dei martiri della rivoluzione, come ad esempio Marat, che è stato uno dei primi padri, leader di questa rivoluzione, che fu pugnalato da una donna. In quei mesi c'è anche un famoso
quadro che rappresenta la morte di Marat, che vi mostro a video. Quindi si cerca di celebrare i padri della rivoluzione, si cerca di celebrare i grandi uomini della scienza per celebrare loro al posto degli uomini della Chiesa, capite? Quindi si cerca di sostituire alla fede religiosa una fede scientifica in qualche modo o comunque razionale, ad esempio. Poi, ad esempio, si cambia anche il calendario. Adesso vedremo, useremo da qui in poi delle date strane, parleremo di Termidoro, parleremo di Brumaio, di mesi che non esistono nel nostro calendario. Perché? Perché durante la rivoluzione si vara un nuovo calendario, si cancella il vecchio calendario, troppo legato alle feste religiose o comunque al vecchio regime, all'ancien regime, e si cerca di sostituirlo con un nuovo calendario rivoluzionario più razionale. Quindi ci sono i mesi, ma i mesi cambiano nome. Non sono più i mesi legati alla vecchia storia antica, alle superstizioni, perché, che so, agosto era il mese di Augusto, o che so, i giorni della settimana, giovedì, venerdì, agli astri, no, Giove, Venere, eccetera. Ma si scelgono nuovi nomi. I mesi, ad esempio, vengono ispirati alle stagioni dell'anno. Quindi c'è, che so, il Brumaio, che è un mese autunnale perché c'è la bruma, c'è la nebbia. Ok, il Termidoro in base al raccolto, eccetera. Ogni mese viene dato un nome, non ve li dico tutti, non serve vederlo, saperli tutti. Vi mostro a video qualcosa per darvi un'idea, giusto per appagare la vostra curiosità. E si cerca di dare quindi dei mesi molto razionali e anche si abolisce la settimana. Invece di fare dividere l'anno, i mesi in periodi di 7 giorni, li si divide in periodi di 10 giorni, perché bisogna seguire il sistema metrico decimale, che è più razionale, più ordinato, e quindi la settimana diventa, tra virgolette, settimana, si cambia nome, diventa un periodo di 10 giorni, perché è più ordinato, più razionale, capite? C'è questa ricerca della razionalità a tutti i costi, perché la ragione illuminista deve guidare la rivoluzione, deve diventare la fede nuova dei francesi, il nuovo modo di ragionare dei francesi. C'è da dire per concludere questo discorso sulla laicità, sul totalitarismo, tra mille virgolette, di questo periodo, c'è da dire anche che l'opera di scristianizzazione, cioè togliere i simboli religiosi, togliere i nomi delle feste, dei giorni, eccetera, arrivò solo fino a un certo punto, perché c'erano alcuni esponenti dei giacobini che volevano portarla fino alle estreme conseguenze. Ad esempio, il più importante probabilmente fu Hébert, che citerò anche tra poco, che era uno dei più estremisti all'interno dell'ala giacobina. Ma Robespierre non voleva portare fino alla fine questo movimento. Era un po' timoroso proprio nei confronti della scristianizzazione, perché pensava che sicuramente la Chiesa cattolica fosse da battere, fosse da togliere dai piedi, perché costituiva un potere che ostacolava le riforme della rivoluzione francese, ma pensava in realtà anche che la fede religiosa non fosse completamente da cancellare. Cioè, non, li, la paura di Robespierre era che in questo modo si sarebbe arrivati all'ateismo e lui non voleva arrivare all'ateismo. Alcuni lo volevano, probabilmente Ver, ad esempio, anche se dopo cambia in parte idea, però c'erano tendenze anche atee all'interno delle forze rivoluzionarie francesi. Ma Robespierre no. Robespierre temeva che finire nell'ateismo avrebbe creato caos e disordine, perché riteneva che la religione, magari criticava la religione costituita tramite la Chiesa, ma che la religione in sé fosse utile allo Stato, perché gli uomini avevano bisogno, secondo lui, di una religione per essere moralmente più degni, per comportarsi meglio, anche per coltivare le virtù politiche. Quindi Robespierre vuole criticare sì la Chiesa cattolica, ma non troppo la religione. Infatti cercherà a un certo punto di imporre una sorta di culto di Stato, di religione di Stato, chiamata il culto dell'ente supremo, quasi di un Dio non proprio uguale a quello cristiano, ma un Dio molto più simile a quello degli illuministi, a quello di Voltaire, per dire, un culto dell'ente supremo che doveva comunque stimolare nella cittadinanza una fede religiosa, perché la fede religiosa era comunque importante. La Chiesa organizzata no, quella da battere, ma la fede in sé sì. Quindi ecco, Robespierre, adesso non prendiamolo troppo come un estremista in tutti i lati, su alcune cose sì, su altre era più dubbioso perché, ripeto, non voleva farci prendere troppo la mano. Però di fatto questo fu un periodo di grandi cambiamenti, di accelerate e anche di grande paura, perché appunto si parlò di terrore, perché chiunque non si adeguava a questa nuova mentalità, chiunque non si adeguava ai tentativi di cambiamento di
Robespierre rischiava davvero l'arresto e la vita. Furono arrestati moltissimi francesi, come vi dicevo, soprattutto molti esponenti dei Girondini, cioè di quelli che, se vi ricordate, erano stati fino a poco tempo prima alleati di Robespierre, ma poi si erano staccati. Quindi, ad esempio, lo stesso Brissot venne arrestato e poi venne ghigliottinato. E poi anche vennero arrestati anche, soprattutto nelle campagne, nelle zone periferiche, molti, che so, preti refrattari, esponenti moderati che non volevano questa deriva così estremista della rivoluzione. Fu un periodo anche di grande uso della ghigliottina, perché 500.000 francesi, ripeto, furono processati, non tutti vennero mandati alla ghigliottina, però alcune decine di migliaia sì, si verificarono decine di migliaia di esecuzioni, tra cui anche di personaggi importanti, vi dicevo, come Brissot, ma anche Maria Antonietta stessa, la moglie di Luigi XVI. Luigi era già stato ghigliottinato prima, ma adesso anche la regina, l'ex regina, perché ormai non ha più questo titolo, viene ghigliottinata, sospinta anche dei sansculotti. Quindi si parla di terrore, perché davvero nessuno era sicuro, diciamo, tutti potevano rischiare la vita, anche persone a volte molto lontane dagli ideali giacobini, a volte anche piuttosto vicine, perché alla fine la scure di questa dittatura giacobina si scagliò anche con rivoluzionari sinceri come Danton, che era un po' più moderato di Robespierre e però venne arrestato e mandato a morte, e anche lo stesso Hébert, che vi citavo prima, il leader degli esagerati, venivano chiamati, cioè gli esponenti giacobini più estremi, ancora più di sinistra di Robespierre, anche Hébert a un certo punto venne ghigliottinato. Segno che Robespierre si sta bruciando anche un po' la terra attorno ai piedi. C'è da dire che mentre Robespierre tenta di tenere in mano il potere, di togliere di mezzo tutti gli oppositori, tutti quelli che non seguono la volontà generale, quindi sono nemici del popolo, tenta anche di varare alcuni cambiamenti, di soprattutto gestire la situazione caotica che si è venuta a creare nel paese. Soprattutto sono due le forti iniziative prese dal Comitato di Salute Pubblica. La prima serve a limitare l'inflazione, perché la Francia sta combattendo guerre, sta soffrendo per i continui cambiamenti anche di fronte, di regime, ma chiaramente questo si sta ripercuotendo anche sull'economia francese, perché il potere d'acquisto della popolazione francese sta crollando. Cosa vuol dire? Che il denaro sta iniziando a valere sempre meno, cioè inflazione. L'inflazione, sapete, è quel fenomeno che si verifica quando il valore del denaro decresce, quindi i prezzi dei beni salgono. Quindi tutto costa sempre di più, anche per via di una cattiva gestione, se ricordate, di quella pratica di cui abbiamo parlato all'inizio, della vendita delle terre e dell'emissione di titoli di Stato. Se vi ricordate all'inizio della rivoluzione, lo vedete, trovate anche nei video che vi ho già linkato in descrizione, ma ve lo rispiego brevemente. All'inizio della rivoluzione il governo francese, o meglio ancora l'Assemblea Nazionale, aveva requisito le terre dei vari ordini ecclesiastici. Queste terre erano andate a formare, entrate, diciamo, nei possessi dello Stato, e quindi erano state poi rivendute in parte per ottenere soldi, per rimpinguare queste casse, per mettere a posto i conti dello Stato. Ma poi sul valore di queste terre erano stati emessi anche dei titoli di Stato, gli assegnati, vi ricordate, che nel giro di poco tempo però erano stati usati quasi come denaro circolante, cioè invece di usare semplicemente come titolo di Stato che uno si compra, si mette via e riscuote dopo 10 anni, 5 anni, quello che è, venivano usati come banconote, cioè qui andavo a fare la spesa e usavo spesa, sono spese grosse, e invece di pagare con le monete o con l'oro o con altre cose, usavo gli assegnati come se fossero denaro vero e proprio, con valore legale, una cosa che era stata poi anche appoggiata dai governi in qualche modo. Ora, il valore di questi assegnati era estremamente variabile, nel senso che l'andamento della guerra, l'andamento della rivoluzione faceva crescere o decrescere di valore enormemente questi assegnati, quindi c'era una grande inflazione in pratica, cioè il valore del denaro valeva sempre meno e i prezzi continuavano a salire. Ora, Robespierre tenta di porre un freno a questa inflazione imponendo il cosiddetto maximum. Cos'è questo maximum? È un calmiere dei prezzi. Cos'è un calmiere dei prezzi? Un giorno farò un video magari del dizionario di storia per spiegarlo, ma in generale un calmiere è una, diciamo così,
una legge che viene imposta per frenare l'inflazione, cioè in cui si dice il prezzo di alcuni beni, ad esempio il pane, ad esempio i latticini, i beni di prima necessità, non può superare un certo prezzo. Si stabilisce per legge qual è il prezzo massimo, per questo maximum, di alcuni beni di prima necessità, per evitare che il prezzo continui ad aumentare esponenzialmente. Quindi questa mossa del maximum è una mossa che va a diretto vantaggio ovviamente dei consumatori, soprattutto dei consumatori poveri, che si vedevano alzare i prezzi e a un certo punto non ce la facevano più. Quindi è una mossa voluta dai sanculotti ovviamente, soprattutto perché loro si vedevano in difficoltà con questo aumento dei prezzi. Però è una mossa anche che danneggia in genere i commercianti, che chiaramente vendono a prezzi più alti perché poi devono il valore del denaro decresce. Se io gli metto un fermo a questo prezzo che posso alzare, vuol dire che un po' mi impoverisco. Però questa mossa viene fatta. Quindi ricordate, calmiere dei prezzi, maximum, così viene chiamato. Una seconda mossa, che riguarda invece proprio l'andamento della guerra, è quella della leva di massa, che poi diventerà proprio leva obbligatoria. Cioè il governo giacobino, il Comitato di Salute Pubblica, visto che la guerra si è fatta molto impegnativa, la Francia sta combattendo contro tantissimi nemici, perché vi ho detto l'Austria, la Prussia, l'Olanda, l'Inghilterra, eccetera, si devono chiamare alle armi nuove leve, un sacco di soldati, un sacco di persone, quindi l'esercito si ingrossa notevolmente, e ovviamente anche di stazione popolare, gente che va a combattere per la Francia. C'è da dire che durante questo governo giacobino la parte militare va relativamente bene, va abbastanza bene. L'esercito, nonostante le difficoltà interne, ottiene alcune importanti vittorie, insomma sembra poter reggere. C'è anche da dire che, vi ricordate che avevamo detto che all'inizio l'esercito francese è entrato in difficoltà perché mancavano gli ufficiali, visto che molti ufficiali nobili dell'esercito precedente erano emigrati all'estero. Adesso l'esercito, proprio per l'ingresso di nuove leve, per il rimescolamento diciamo degli effettivi, si va plasmando in maniera nuova, perché iniziano a fare carriera all'interno dell'esercito persone di estrazione popolare o di estrazione borghese, non più sono i nobili, che ormai non ci sono più, ma visto che l'esercito ha bisogno di ufficiali, bisogno di generali, di colonnelli, di gente che sappia muoversi, è facile, se tu sei anche un popolano ma esperto, bravo, in gamba, capace, è facile far carriera e rapidamente avanzare di grado. Quindi un esercito che per il momento si basa anche molto sul merito, sulle capacità effettive degli uomini, che se sono capaci, se sono bravi, possono far carriera. Ultima cosa da dire, prima di concludere questo breve anno del Comitato di Salute Pubblica, nel 1793 viene anche finita la Costituzione. Vi ricordate, vi ricordo, se non vi ricordate, che c'era già stata una Costituzione varata nel 91, la prima Costituzione rivoluzionaria, che prevedeva però una monarchia costituzionale. Poi era stato arrestato il re, era caduta la monarchia e si era detto scriviamone una nuova. Ci si era messi a lavorarci sopra, poi la guerra aveva preso una certa piega, Robespierre era salito al potere, ma intanto si era continuato a lavorare alla Costituzione. Questa Costituzione viene ultimata appunto nel 93, sarebbe la seconda Costituzione dopo quella del 91, ma questa Costituzione del 93 non entra mai in vigore praticamente, non viene mai applicata, perché Robespierre la sospende subito. Al potere per il momento ci sono io, nel Comitato di Salute Pubblica, bisogna prima di tutto sistemare le cose, poi quando le cose saranno sistemate entrerà in vigore questa Costituzione. Quindi una Costituzione che viene scritta, emanata, ma non applicata. Quella del 91 era stata applicata pochissimo, quella del 93 neppure entra in vigore, ma non sarà l'ultima, ne arriveranno anche altre e ne parleremo a breve. Questo è un aspetto. Secondo aspetto, vedete, Robespierre tenta di perseguire tutti i suoi possibili nemici, ma ovviamente così facendo, instaurando il terrore in maniera così drammatica, si crea anche molti altri nemici, perché ovviamente, vi dicevo prima, si fa terra bruciata attorno. Ci sono lui e i suoi fedelissimi, ma senza più altri alleati, perché le altre forze politiche hanno tutte paura che Robespierre li mandi presto a morte. Tenete presente che durante il terrore si stima, vi ho detto, già 500.000 arresti, ma 40.000 morti in ghigliottina, quindi tanta roba. Allora, come si risolve la situazione? I nemici di Robespierre, per paura poi di finire davvero alla ghigliottina, di finire in carcere quantomeno, decidono
di ordire un complotto contro Robespierre, farlo cadere in qualche modo, un complotto in cui partecipano anche alcuni ex amici di Robespierre che non sanno quanto resteranno in vita neppure loro. Questo complotto, si attua in un colpo di Stato che si verifica il 9 Termidoro del 1794. 9 Termidoro è una delle date, vi ho detto, col mese cambiati alla maniera rivoluzionaria, in pratica è luglio. Nel luglio del 94, il giorno esatto è verso la fine di luglio, non mi ricordo esattamente nel calendario nostro che giorno fosse, però fine luglio del 94, il 9 Termidoro, colpo di Stato quindi del Termidoro, è famoso così, Robespierre viene d'improvviso arrestato insieme a vari suoi uomini fedeli. E in fretta e furia, senza che troppa gente lo sappia, lo scopra, e nel giro di poche ore viene ghigliottinato senza processo. Non si manda a morte, non si fa neanche processo, perché fargli processo voleva dire forse dare il tempo a Robespierre di organizzare una difesa, ai cianculotti eventualmente di intervenire. Invece si tenta di fare il più in fretta possibile, di farlo fuori, ed effettivamente ci si riesce. Robespierre muore, crolla il comitato di salute pubblica e i cianculotti. Forse un po' perché presi alla sprovvista, forse un po' perché anche Robespierre forse stava esagerando perfino per loro, non fanno nulla, non agiscono. Robespierre muore e si chiude questa fase del terrore giacobino. C'è da dire che caduto Robespierre si dice: intanto iniziamo a scrivere una nuova Costituzione, e sarà la terza, ce ne sono varie. Ma poi anche in giro per la Francia, soprattutto, si scatena un effetto uguale e contrario a quello precedente. Se sotto Robespierre c'era stato il terrore giacobino, cioè i giacobini andavano ad arrestare tutti quelli che non erano giacobini, adesso c'è un terrore opposto per reazione, che è chiamato di solito terrore bianco, perché in genere il colore del cattolicesimo è il bianco, in cui superstiti della fase precedente, cioè girondini ancora in vita, oppure soprattutto uomini legati alla Chiesa, anche preti refrattari, eccetera, si scagliano, si vendicano contro i giacobini, quelli che sono rimasti in giro. Quindi si ha un effetto contrario, perché vengono arrestati, a volte uccisi, anche alcuni giacobini che prima erano fedeli a Robespierre, ma che con la caduta di Robespierre sono ormai esposti alla vendetta di chi era stato prima perseguitato. Quindi, soprattutto nelle campagne, soprattutto nella zona del sud-est della Francia, si scatena il cosiddetto terrore bianco contro i giacobini. Questo è un elemento, ma intanto, mentre si scrive la nuova Costituzione, bisogna tenere in piedi anche la guerra, perché la guerra è ancora in corso, vi ricordo, e anzi la guerra ha visto sempre più potenze scagliarsi contro i francesi, perché durante il terrore giacobino, con l'uccisione di prima Luigi XVI, prima ancora della salita di Robespierre, poi di Maria Antonietta, poi di tutti questi uomini, le potenze straniere ormai si vogliono far cadere a tutti i costi questo governo. C'è da dire che la Francia continua a reggere abbastanza bene, anzi ottiene ancora delle importanti vittorie, l'esercito francese inizia a tenere testa e a battere eserciti molto preparati, tant'è vero che alcuni dei nemici della Francia nel corso dei mesi successivi decidono anche di uscire dalla guerra. In particolare la Prussia e l'Olanda firmano una pace con la Francia e lasciano perdere per il momento. Rimangono in gioco però ancora Austria e Inghilterra, i due grandi nemici della Francia rivoluzionaria, loro continuano a combattere contro l'esercito francese. Nel frattempo passano i mesi, si arriva alla realizzazione di questa terza Costituzione che viene varata nel 1795, quindi vi ricordo, la prima del 91, la seconda del 93 mai applicata, ora siamo al 95, una ogni 2 anni per ora. E questa Costituzione del 95 è una Costituzione che si richiama ai valori non tanto di quella del 93, ma di quella del 91. Cioè cerca di tornare un po' più indietro, cerca dopo i bagordi, diciamo, dopo l'estremismo di Robespierre, cerca di tornare a valori borghesi, e quindi è un pochino più moderata, è un pochino più, si parla sempre di repubblica, è sempre una repubblica, perché ormai non c'è più il re, però una repubblica, diciamo, non democratica, non popolare, una repubblica non ispirata a Rousseau, ma una repubblica borghese, ispirata, se vogliamo, più a Montesquieu che a Rousseau. Ecco. E in particolare questa nuova Costituzione prevede la divisione dei poteri, ovviamente, ma istituisce un nuovo esecutivo, un nuovo governo che viene chiamato direttorio, perché a sedere dentro in questo esecutivo, in questo governo, sono i cosiddetti direttori. Quindi i vari ministri vengono chiamati, di quelli che oggi chiameremmo ministri, vengono chiamati direttori, e quindi il governo viene chiamato direttorio. Ok? Il direttorio è formato da 5 membri. Ok? Questo direttorio detiene il potere esecutivo, poi c'è il Parlamento, ovviamente. Ora, questa terza Costituzione sembra poter stabilizzare le cose, almeno
legalmente, ma in realtà la fase che si apre tra il 94 con la fine del terrore, il 95 e poi gli anni successivi è una fase piuttosto caotica. Infatti il governo del direttorio in realtà è piuttosto debole, nel senso che ci sono varie forze sia di destra che di sinistra che tentano di farlo cadere, che tentano di fare dei colpi di Stato, che tentano di fare delle congiure per prendere il potere. La situazione non è per nulla stabile internamente alla Francia. Tra tutte le varie congiure che si verificano, ce ne sono diverse, ne segnalo due che sono forse quelle più interessanti, quelle più importanti, anche se comunque abbastanza alla fine inconcludenti. Una prima è una congiura di monarchici, di realisti che vorrebbero addirittura restaurare la monarchia. Si svolge nell'autunno del 1795, nell'ottobre del 95 a Parigi. È importante non tanto per i congiurati che vengono abbastanza facilmente debellati, ma perché il direttorio chiede di reprimere questa congiura all'esercito, chiede l'aiuto dell'esercito, ma soprattutto a guidare l'esercito lì a Parigi contro i monarchi c'è un giovane ufficiale che sta facendo rapidamente carriera, che troveremo presto, che si chiama Napoleone Bonaparte. Questo giovane ufficiale corso, nato nella Corsica, francese, che sta facendo carriera, si distingue perché è un uomo di fiducia per il momento del direttorio e reprime molto agevolmente questa prima congiura. Una seconda congiura si svolge invece l'anno dopo, nel 1796, è la cosiddetta congiura degli eguali. A guidarla è un tizio di nome François-Noël Babeuf, scrive Babeuf, che addirittura questa, mentre quella di monarchici è una congiura di destra, questa è una congiura di sinistra, perché Babeuf vorrebbe rispostare ancora più a sinistra la rivoluzione, arrivare a una sorta di abolizione della proprietà privata, quindi è quasi un anticipatore del comunismo, Babeuf. Ma eguali vuol dire questo, no? Rendere uguali tutti i cittadini francesi senza differenze di proprietà, di forza e di ricchezza. Questo tentativo di colpo di Stato in realtà fallisce anche questo e non porta a nulla, però vi fa capire che ci sono spinte da tutte le parti, a destra, a sinistra, al centro, e il direttorio sta facendo fatica a governarle. E proprio per mettere un po' a tacere tutte queste voci dissidenti, anche pericolose, nel 1797 arriva un ennesimo colpo di Stato, questa volta fatto proprio dal direttorio e quindi vincente. Questo colpo di Stato viene ricordato come quello del 18 frutti d'oro anno quinto, date sempre rivoluzionarie, 18 frutti d'oro è un mese a cavallo tra agosto e settembre, hanno quinto perché anche gli anni vennero cancellati, si iniziò a contare gli anni dall'inizio della rivoluzione, quindi siamo appunto dall'inizio della Repubblica, quindi dal 92, siamo dal 91-92 quando cade il re, viene fondata la Repubblica, anno quinto siamo nel 97 effettivamente, e quindi questo 18 frutti d'oro il direttorio decide di sospendere praticamente la Costituzione e con l'aiuto dei militari prendere un potere ancora più forte nelle sue mani per cercare di fermare tutte queste lotte, contrasti interni al paese. Non è che poi cambi poi tanto, nel senso che il potere rimane in mano al direttorio più nettamente, ma la cosa interessante da notare è che ormai il direttorio, per reprimere o per prendere in mano la situazione, ha bisogno sempre più dell'esercito. L'esercito non ha più un ruolo solo attivo all'esterno, cioè nelle guerre contro l'Austria, l'Inghilterra, eccetera, ma ormai è un ruolo attivo e sempre più forte anche all'interno del paese, anche nel tenere a bada le varie forze controrivoluzionarie che si agitano all'interno della Francia. E questo sarà importante perché vedremo che l'esercito a breve prenderà direttamente lui il potere senza più obbedire per forza agli ordini del direttorio, e lo vedremo con Napoleone, ma lo vedremo in uno dei prossimi video. Prima di finire voglio dirvi una cosa riguardo alla politica estera, perché ho detto la Francia è in guerra, ottiene anche vittorie, ma cosa pensano i popoli europei attorno alla Francia di quello che sta avvenendo in Francia? Un po' ve l'avevo già accennato, ma facciamo un attimo il punto. Allora, io direi che inizialmente nell'89, quando scoppia la rivoluzione francese, e anche nel 90, in genere c'è una generale simpatia, uno sguardo favorevole rispetto a quello che sta accadendo in Francia. Perché? Perché un po' tutti i paesi sono permeati di idee illuministe, in Francia sembra che finalmente le idee illuministe stiano per trionfare senza troppi scossoni, senza troppi problemi, perché all'inizio, vi ricordate, il re lascia fare, tutto sembra andare abbastanza liscio. Quindi, ripeto, anche in Inghilterra
ma anche in Austria, in Italia, si guarda con un certo interesse a quello che sta accadendo in Francia. Però questa iniziale simpatia tramonta rapidamente, perché quando tra il 90 e il 91 gli eventi degenerano, il re viene arrestato, poi viene ghigliottinato, questa simpatia non ce l'ha più nessuno per la Francia. E quando poi salgono al potere i giacobini, con Robespierre e il terrore giacobino, eccetera, per gli altri popoli europei la parola giacobino diventa sinonimo di problema, diciamola così. E quindi si guarderà il giacobinismo come il peggiore dei mali in certi casi. Questo mutamento dei sentimenti, almeno dei poteri costituiti in Europa, si nota già a partire dal 90 in parte, quando esce un libro scritto da un irlandese che si chiama Burke, Edmund Burke, che si intitola Riflessioni sulla rivoluzione in Francia, in cui Burke critica l'eccesso, gli eccessi di questa rivoluzione e anzi dice: erano partiti col piede giusto, ma hanno già esagerato e non hanno seguito l'esempio, quello sì, buon esempio, della gloriosa rivoluzione inglese. Vi ricordate quella del 1688-89, quella che aveva portato a potere Guglielmo d'Orange? Quella era stata sì una grande rivoluzione perché era stata pacifica, perché a un certo punto ci si era fermati, si era ottenuto quello che si voleva ottenere, si erano divisi i poteri e lì si era arrivati a un sistema solido e durevole. In Francia non ci si è saputi accontentare, si è voluti portare sempre più là le cose ed è venuto fuori quindi un caos, un disordine ingestibile. Quindi la rivoluzione francese per Burke e per quelli che poi si riconoscono nell'idea di Burke diventa un sinonimo di rivoluzione sbagliata, fallita, esagerata, che ha perso il lume in un certo senso. Questo effettivamente è un'idea condivisa dai poteri europei. Il popolo europeo cosa ne pensa? Diciamo che il popolo più fedele alla cristianità la vede come, al cattolicesimo, la vede come una rivoluzione effettivamente esagerata e quindi non avrà grande simpatia. Ma alcuni borghesi europei inizieranno a dire anche, ma forse possiamo fare come stanno facendo i francesi. Sono gruppi abbastanza isolati all'inizio. Ad esempio in Italia c'è qualche piccolo centro giacobino, possiamo già chiamarlo così, che simpatizza per quello che sta accadendo anche negli anni successivi in Francia, ma sono pochi uomini. In particolare direi che il centro in questa fase è la Liguria, dove agisce un rivoluzionario italiano che poi si sposterà anche a Parigi, avrà una vita, diciamo, tra l'Italia e la Francia, che si chiama Filippo Buonarroti, che tra l'altro è un discendente di Michelangelo Buonarroti, il grande artista. Filippo Buonarroti in Liguria soprattutto. Però diciamo che in generale la simpatia per i francesi arriva soprattutto quando i francesi poi invadono, perché vi ho detto le guerre stanno andando abbastanza bene e quindi la Francia si trova a volte a invadere territori, a occupare territori, a aumentare i propri confini. Ad esempio, arriva a inglobare il Belgio, che vi ricordate erano ancora i Paesi Bassi austriaci, appartenevano all'Austria, era da lì che poi i nobili francesi avevano tentato di far partire la rivolta, la guerra contro la Francia. La Francia invece riesce a prevalere e annette in pratica il Belgio tra il 1793 e il 1795, e quindi in Belgio per forza di cose si diffonde anche lì il giacobinismo o comunque gli ideali rivoluzionari. E poi la Francia si avvicina anche molto all'Olanda, tant'è vero che in Olanda nasce una repubblica formalmente autonoma dalla Francia, ma in realtà strettamente legata alla Francia, che si chiama Repubblica Batava, riprendendo il vecchio nome antico di quella zona, delle tribù che vivevano in quella zona, verrà chiamata questa Repubblica Sorella. E vedremo che sorgeranno negli anni successivi varie Repubbliche Sorelle, cioè varie repubbliche che di fatto formalmente, meglio, più che di fatto formalmente, sono autonome e indipendenti, ma sono talmente legate alla Francia, talmente vicino alla Francia, che di fatto dipendono dalla Francia. E quindi i francesi le chiameranno Repubbliche Sorelle, come se fossero le sorelle minori da tenere un po' a bada, da aiutare, sostenere e anche da guidare, però. Questo è il senso. Ecco, questo era quello che volevo dirvi oggi. Un video già bello corposo, come vedete. E siamo arrivati dall'inizio della dittatura giacobina fino più o meno al 1797. La prossima volta, nel prossimo video, sarà un video che traghetterà, diciamo, la rivoluzione verso l'età napoleonica, perché vedremo l'emergere di questo personaggio che abbiamo già citato oggi, ma che avrà ruoli sempre più importanti, sarà la campagna d'Italia, vedremo le sue gesta militari e poi vedremo come riuscirà a prendere potere. Poi nei video successivi vedremo anche come gestirà questo potere e come cambierà l'Europa, almeno durante la sua vita. Per il momento questo è tutto. In descrizione, come vi dicevo all'inizio, trovate il sommario delle cose dette oggi con di fianco il minuto cliccabile. Se ci cliccate vi riporta direttamente al punto del video in cui ne parlo.
e poi anche altri link interessanti a video che ho citato o altre risorse utili. Come sempre vi ricordo anche di controllare anche il vostro libro di testo, il vostro manuale, in modo da confrontare quello che vi ho detto io con quello che c'è scritto là e avere così una panoramica sicuramente più ampia di quella di un'unica fonte di informazioni. E ci vediamo presto per nuovi video di storia, filosofia, educazione civica, eccetera. Ciao, alla prossima!